Ok, buonasera a tutti, io sono Antonio Talia, sono insieme a Giulia Pompili e Sandro Di Domenico. Questo è il primo appuntamento di Casa Minimum e il titolo è Raccontare i fatti, il giornalismo nel 2022, che come dire è un titolo molto ampio. De Gaulle avrebbe detto vast programma, un programma molto ampio. Quello che cercheremo di fare è di raccontare un pochino come il giornalismo racconta i fatti in un periodo come questo che stiamo vivendo, e cercheremo di sostanzialmente fare un discorso sul metodo e su come raccontare quella che è la realtà, senza appunto lato scadere nella fiction o nell'invenzione, e dall'altro lato senza necessariamente andare solamente su dei racconti nudi e spogli, che non sono capaci di far capire, di coinvolgere il lettore. Con me c'è Sandro Di Domenico, se vuoi ti inizia a presentarti, vai. Grazie Antonio, e grazie dell'invito a Minimum, grazie a Modestina che ci sta aiutando, grazie un po' a Chiara, a tutti quelli di Minimum per l'idea. Sono contentissimo di essere qui con te Antonio e con Giulia, perché insomma innanzitutto penso che l'idea di questo appuntamento sia stato, diciamo così, anche nel tempismo particolarmente importante, perché abbiamo, lo dicevamo prima fuori onda, comunque tanti, tanti colleghi che stanno seguendo il conflitto in Ucraina, quindi la difficoltà, diciamo, del momento è grande. Parlarne, trovare un momento per parlarne, tra l'altro su, diciamo, una pagina di una casa editrice e non di un giornale, per esempio, per dire, un forum di un giornale o un appuntamento così anche di, che diciamo c'è un po' più vicino a noi che lavoriamo in questo settore, secondo me è importante e definisce anche l'importanza che Minimum dà a questo tipo di storia, soprattutto al giornalismo. Io ho scritto per Minimum un libro che si chiama Pesci rossi e pesci cani, che appunto, come seguendo un po' il filo che tracciavi tu, Antonio, è un po' una storia che non è fiction, è una. Insomma, quando l'ho scritto e quando l'ho presentato, appunto, lo differenziavo dagli altri libri, che dicevo è uno dei pochi libri, magari all'inizio non c'è scritto che ogni riferimento è puramente casuale, da non considerarsi, quindi, diciamo così, tale, ma ci sono nomi, cognomi, numeri, e come appunto i libri che poi hai pubblicato tu per Minimum, e quindi definendo l'attenzione che ha Minimum per questo settore. Se dobbiamo dare un metodo, cioè, ecco, io non mi sento maestro di nessuno, però penso che parlo soprattutto dei tuoi libri e di quelli che giornalistici, di campo giornalistico che stanno uscendo. La cosa più importante è quella di aver reperito informazioni, di reperire fatti e non fermarsi, diciamo, alla superficie delle cose, ma soprattutto raccoglierle, quelle informazioni, che non è facile, soprattutto se nei posti poi non ci vai. Ed è il motivo appunto per cui, ad esempio, c'è stato questo trasferimento di parte del giornalismo italiano oggi in Ucraina, cercare di arrivare alla fonte delle notizie, alla fonte proprio diretta, poi sul campo, delle notizie, e quindi riuscire ad ampliare il punto di vista, che può essere uno zoom molto spesso quando diamo una notizia improvvisamente, così un flash, quindi con pochi particolari, partire dallo zoom e definire una panoramica di contesto, e quindi non fermarsi appunto alle prime informazioni, ma collezionarle, quindi raccoglierle sul campo, confrontarle con le fonti ufficiali che ci possono essere, possono confermarle oppure negarle, e quindi via dicendo, definendo e dipingendo un quadro sempre più particolareggiato. Io penso che è questo oggi che il lettore chieda,
Infatti è per questo che, insomma, a parte condividere con te l'appuntamento, sono molto felice di condividerlo con Giulia, perché penso che il foglio in questo senso, leggevo appunto il suo pezzo di domenica, ad esempio, il pendolo cinese, cioè cerchi di fare proprio questo, è quello che a me piace molto del foglio, la sua impostazione, anche dal punto di vista internazionale, credo che si rifaccia a degli esempi di giornalismo anche americano. Diciamo, più di approfondimento e meno di emozionali, ecco, più di informazioni su informazioni su informazioni, è il motivo per cui sono contento di essere qui. Poi, ecco, se Giulia che stava finendo di scrivere il suo pezzo per domani, vuole No, no, sono presentarsi, ok, passo io la parola a solo lei. sono ok, ho solo messo muto per non disturbarvi con i rumori redazionali. No, grazie naturalmente a Minimum Fax, grazie davvero a Sandro e Antonio per questa occasione di confronto. Mentre parlavi, Sandro, mi sono appuntato una parola, che è la parola pazienza. Secondo me uno dei problemi fondamentali di scrivere non fiction e anche tirando fuori delle storie che poi spesso sono inedite, quindi quello che è universalmente riconosciuto come scoop, no? Che, cioè una cosa che nessuno sa e che tu vieni a sapere o ricostruisci e devi. Mi sembra che la getti in pasto all'opinione pubblica senza, insomma, senza dare delle grosse analisi o valutazioni, che è un po' l'obiettivo di tutti noi. Immagino. E secondo me uno dei problemi fondamentali del momento che viviamo oggi è il non avere pazienza, nel senso che arrivi a un'informazione e vuoi darla subito e vuoi raccontarla subito, quindi come dicevi tu, con un flash, un tweet, una storia su Instagram, insomma, l'idea di pubblicare dei libri non fiction o anche semplicemente degli articoli molto ragionati e pensati, tipo quelli del sabato, del foglio, diciamo, riguardano molto quell'aspetto lì, cioè la pazienza di fare tutte le indagini del caso, ascoltare delle persone, vedere e quindi non correre nel dover per forza metterla in pagina. Ovviamente è un aspetto particolare, cioè noi siamo molto privilegiati in questo, chi lavora nelle agenzie di stampa fa il lavoro esattamente opposto, no? Cerca di arrivare prima, Reuters, Bloomberg, insomma si fanno la guerra da decenni su questo. E, appunto, è un altro tipo di giornalismo e in Italia per un lunghissimo periodo di tempo è mancato. Non so, noi abbiamo scoperto cioè, diciamo, il grande pubblico ha scoperto la non fiction con la gioia che ricostruisce il caso Varani ed è sempre legato a un fatto di cronaca, poi, che è quello più, insomma, qui Antonio è veramente un esempio, diciamo, emblematico di questo, di una ricostruzione di rapporti e di notizie che avrebbero fatto una serie infinita su un quotidiano e che però raccolte in un libro sono, cioè, restano lì, non si perdono come con l'edizione successiva del quotidiano del giorno dopo. Secondo me in Italia la tradizione di questo tipo di giornalismo per lungo tempo è stata relegata appunto a giornali d'élite come Il Foglio oppure a libri meno conosciuti, e invece è patrimonio
parte fondamentale del nostro lavoro, proprio cercare di contrastare l'esigenza di arrivare primi o arrivare più velocemente, a volte anche un po' narcisisticamente, perché c'è molto di narcisismo in questo, e quindi mettersi in prima persona, il passaggio da Twitter a Instagram, secondo me, ha fatto moltissimo, perché ha reso le parole poi immagine e quindi, diciamo, anche antropologicamente ha cambiato il modello di comunicazione delle notizie, che non è più oggettivo, quindi con la telecamera rivolta verso quello che vedi tu e davanti a te, ma un selfie costante, perfino sulle macerie di Kiev. E questo è ovviamente senza appunto dargli un giudizio di valore, però un cambiamento notevole che, insomma, noto viene contrastato ottimamente, soprattutto dai giovani che hanno voglia invece di leggersi delle cose lunghissime, di ascoltarsi dei podcast lunghissimi, e leggersi dei libri inchiesta, invece di avere diciamo così, la semplificazione estrema. Ti spiego tutto quello che è successo tra Russia e Ucraina in 4 minuti di reel su Instagram. Diciamo, sono due forme di comunicazione diverse, ma i fondamenti del giornalismo poi sono altrove. Sì, io volevo aggiungere due cose, sono delle riflessioni molto interessanti, però abbiamo un problema a monte, cioè, visto che il titolo di questo incontro riguarda raccontare i fatti, dobbiamo prima metterci d'accordo su che cos'è un fatto e su quanto è rilevante, che sembra, come dire, una distinzione filosofica, invece non lo è. E poi c'è un altro aspetto, che è quello invece a quale facevi riferimento, cioè dell'operatore dell'informazione che in qualche modo, sia su Instagram che con qualcos'altro, entra direttamente nella storia e in qualche modo la piega alla sua sensibilità. Tu facevi riferimento alle reel su Instagram dalle rovine di Kiev, però anche giornalisticamente non è nulla di tremendamente nuovo, no? Nel senso che come dire, giornalisti che entrano dentro la storia in qualche modo, la piegano, la non fiction è piena. Gli esempi più lampanti sono più o meno sempre i soliti, no? Però sono enormi. C'è, cioè, Hunter S. Thompson con paura e disgusto a Las Vegas, la Didion che ha fatto sostanzialmente la cifra stilistica, questo entrare nelle storie. Tutto il New Journalism, Talese, Wolf, Carrère. Quando fa dei pezzi di non fiction, c'è sempre, insomma, la sua ombra più o meno ingombrante che grava a seconda del pezzo sulla questione. Quindi, cioè, c'è il fatto e poi c'è ovviamente la sensibilità di chi lo filtra. Io penso che quando si opera in questo campo, quindi si vuole fare una storia comunque lunga, ragionata, e appunto non si sta facendo un take d'agenzia o un tweet, si debba essere molto onesti con il lettore. E quindi inserire tutti gli elementi del fatto e banalmente, quando tu entri dentro la storia, cercare di farlo in punta di piedi, ma senza nascondersi. Per questo, secondo me, la prima persona ha molto senso in alcuni passaggi di alcuni pezzi lunghi giornalistici e nei libri,
non tanto per, come proiezione narcisistica, quanto per operare una distinzione. Cioè, fin qua ti sto raccontando quello che è successo, qui ti dico come ci ho interagito io e eventualmente anche come sono riuscito ad arrivare a questo fatto, a questa descrizione, eccetera. Allora, così si gioca a carte scoperte, altrimenti si rischia di impastare la storia con la propria sensibilità, il proprio vissuto, il proprio background. E se sei Carrère, ti viene bene, se sei dei comuni mortali come noi, insomma. C'è un po' il rischio di stufare e dire fatti da parte che non riesco a vedere la storia. No? Non so cosa ne pensi, Sandro. Secondo me, meglio sempre giocare a carte scoperte su questo. Io credo che, per esempio, il tuo libro, i tuoi libri siano l'esempio di. Ora l'hai teorizzato, ma diciamo l'hai messo in pratica in Statale 106 Milano sotto Milano. Quindi posso vedere quello che tu stai raccontando a parole. Effettivamente, per chi sta seguendo questo incontro e magari ecco, vuole vedere gli esempi italiani di quello che dici, sicuramente è una lettura che consiglio, ma non perché siamo sul sito di Minimum e perché ci sei tu, ma perché. È il modello che tu ora stavi spiegando. Il problema, se voglio problematizzare la teoria, è uno, è soltanto uno, a mio modesto avviso, ed è l'ego del giornalista. Cioè, siamo qui anche per parlare un po' di carte scoperte. Il problema grave, gravissimo, penso, del giornalismo italiano sia questo. Cioè, c'è un ego spropositato che straborda praticamente ovunque perché, cioè per dire, quando è stato di moda il Black Lives Matter, abbiamo visto dei giornalisti aprire trasmissioni inchinandosi, cioè senza alcun senso logico, per mettersi in prima persona all'interno di una notizia o per fare notizia. Ecco, io credo che quello sia il problema più grande, perché se il metodo che raccontavi è giusto, è una persona di buon senso, è un professionista di un certo tipo lo utilizza a dovere, c'è anche chi invece da questo punto di vista esagera, cioè questa è l'unica cosa che ti posso dire in commento a questo tuo. Sì, però c'è una domanda secondo me centrale che rivolgo anche a Giulia, cioè in che misura c'è il narcisismo del giornalista e in che misura c'è un pubblico che ti chiede di metterti in prima persona raccontando fatti banali anche della tua vita per creare una sorta di personaggio che non è solo il giornalista, ma è il mio amico su Facebook che fa il giornalista e il mio personaggio che seguo su Instagram che racconta dei fatti e quindi ci si piega in qualche modo a delle richieste del pubblico facendo venire meno poi tutta una questione di oggettività e di attenzione al fatto. Secondo me c'è un rischio molto grosso, quindi non c'è solamente l'ego del giornalista da un lato, ma c'è la richiesta del pubblico dall'altro, e penso che non la si debba soddisfare mai fino in fondo, perché se no si rischia di fare quello che James Elroy descrive in due frasi, cioè cose che non ami per un pubblico che non stimi. Non so che cosa ne pensa Giulia, però secondo me, come dire, è una trappola, è un cane che si mangia la coda, da questo punto di vista. Sì, secondo me c'è un tema che riguarda anche il metodo di scrittura, cioè, diciamo, come dicevi tu, la capacità del giornalista di capire quando mettersi più in mostra e quando no è ovviamente segno di mestiere e quindi di capire quali sono le circostanze in cui puoi farlo. Non so, mi ricordo, scusate se citiamo sempre Antonio, ma mi ricordo che uno dei primi pezzi che io ho letto di Antonio su
in cui iniziava con la prima persona e a me sembrava veramente strano perché era inedito per Antonio, cioè io non avevo mai letto una cosa di Antonio che iniziava con la prima persona, era l'attacco di un pezzo che aveva fatto in Indonesia a Jakarta quando un tizio delle forze speciali gli mise la pistola davanti al bancone del bar dove si erano incontrati per parlare. E in quel caso lì, però, è assolutamente perfetto nella narrazione mettersi in prima persona, perché era il giornalista che andava a parlare con la fonte e la fonte era talmente caratterizzante nell'economia dell'articolo che non poteva che essere la prima persona in quel caso e forse avrebbe perso di caratterizzazione se non ci fosse stata quella prima persona. Però questo è mestiere, cioè è saper riconoscere quando farlo e quando no. Secondo me la capacità, appunto, tutto quello di cui stiamo parlando in questo momento riguarda proprio, cioè è la grande differenza tra chi comunque arriva da i pezzi in stile BBC, dove c'è soggetto, verbo e complemento, e poi lentamente, leggendo soprattutto, si avvicina a una forma più complessa di comunicazione e di racconto. E c'è tanti, cioè il fatto che i migliori scrittori di non fiction siano anche dei giornalisti straordinari, e le due figure si sovrappongono incredibilmente, cioè abbiamo citato prima la Didion, quando scriveva i romanzi scriveva molto bene, ma i suoi pezzi migliori erano proprio i pezzi giornalistici, no? E secondo me. Abbiamo un amico in comune che la chiama la Giovannona che tutto spompiglia, no? Sì, cioè diciamo, riguarda molto quello che prima si faceva di più, forse adesso si fa meno perché, boh, non lo so perché, però era proprio imparare il mestiere dalle basi e che ti permettevano poi un'elasticità, non so, più adatta al tuo stile. Poi ovviamente arriviamo a degli estremi incredibili, di, non so se posso fare nomi, per fare degli esempi nel peggio, Le però. iniziali, va con le iniziali, così stiamo tranquilli. Non so, c'è uno che si chiama inizia con la e finisce con Scanzi. Che comunque, no, volevo fare proprio l'esempio peggiore, proprio per dire che quel tipo di giornalismo lì Mi è dissocio quanto. ovviamente da questa cosa, cioè perché sai che deontologicamente mi tocca Non lì. si può, cioè. Però è proprio quel tipo di lontananza che poi vediamo, cioè noi parliamo di giornalisti che scrivono e ovviamente è una cosa completamente diversa rispetto a un giornalista che usa la macchina da presa. Non so se è una parola un po' vintage questa, la videocamera. E chi invece magari appunto lo fa in audio o su nuove piattaforme che sconosciute. Diciamo, il giornalismo di cui parliamo noi è ovviamente quello scritto, e secondo me in questo caso un altro tema fondamentale, proprio per tornare al tema della nostra conversazione, è anche quello su le storie da scegliere. Cioè, anche lì è come fare una bozza di un romanzo, cioè quando scegli la storia, voglio dire, se hai il terremoto devastante di Tokyo del 2011, di Fukushima del 2011, e sei un giornalista che usa le immagini,
Purtroppo ogni catastrofe è molto visualizzabile, non hai bisogno di avere una pezza d'appoggio di testo, no? Efficace, perché le immagini parlano da sole. Diverso completamente è chi fa il giornalista scrivendo. E la scelta delle storie, secondo me, è fondamentale anche nel. Non so, voi sicuramente avete più esempi di me da fare o più anche personali, magari. No, secondo me quello che dice è corretto. Ora, al di là dell'esempio che facevi, che come dire, è un esempio estremo, secondo me c'è un altro rischio che magari viene da testate e colleghi non così, come dire, esposti come personaggi televisivi. Però è un po' il rischio invece alla Fogazzaro, no? Cioè io racconto una storia che in qualche modo punta tutto sull'emozione, uso come dire, uno stilema narrativo per raccontarla, perché penso di far entrare il lettore dentro con questo stilema qui, con questo. Però contemporaneamente, proprio perché sto facendo qualcosa di alla piccolo mondo antico, eccessivamente sentimentale, eccessivamente barocco, come quelle pietanze, quei dolci che sono carichi di ingredienti, crea un effetto subito di respingimento invece. E quindi questa è una via molto, secondo me, presente sulla nostra stampa, cioè è un malinteso di come dovrebbe essere su come dovrebbe essere il giornalismo narrativo, che crea invece distanza con il lettore. Un'altra questione invece è raccontare, e qui torniamo a quello che dicevi tu, Giulia, e voglio fare una domanda a Sandro. Un fatto vero con degli stilemi, diciamo da fiction. E qui però invece si aprono delle storie interessanti, perché uno può utilizzare tutta una serie di accorgimenti, di espedienti di genere per portare il lettore all'interno di fatti veri. E tenerlo avvinghiato alla pagina o alle cuffiette se si tratta di podcast o di programmi radiofonici. E mi sembra che quello che un po' ha fatto per tanti versi Sandro in Pesci Rossi e Pesci Cani, che è il suo libro edito da Minimum. Cioè ci sono tutta una serie di stilemi nel libro, da inchiesta, thriller, che poi vengono messi però a servizio di una grande storia vera. E volevo chiedere a Sandro fino a che punto ti spingi nel portare avanti questi accorgimenti che possono essere non dico dei giochi di prestigio, ma degli espedienti narrativi come fermare la narrazione su un punto cardine e riprendere quindi dare un'accelerazione, fermarsi su un punto cardine e poi riprendere da un altro punto per mantenere viva l'attenzione, oppure zoomare su un personaggio, fermarlo e poi tornarci più avanti o su un dettaglio. Io trovo che è qualcosa che funziona. Volevo chiederti come te ne sei servito tu. Se te ne sei servito, io ho avuto questa impressione. Guarda, quando raccontavi di questo tipo ho detto, vabbè, starà parlando di. Invece poi hai detto, come te ne sei servito tu? In realtà, diciamo, la formulazione un po' anche la scrittura di Pesci Rossi e Pesci Cani è stata invece più cronologica, paradossalmente. Che quando ho consegnato il testo finito, io pensavo che poi sarebbe stato un editing, tra virgolette, di intreccio, cioè dove diverse parti sarebbero state rimesse in posti diversi.
che era una cosa che temevo molto, l'ho detto in qualche presentazione, perché non mi sarebbe piaciuto perdere, diciamo, la cronologia con cui le cose veramente io piano piano le scoprivo. Quindi è una cosa che dico appunto in diverse presentazioni, io cioè, sono un po' più realista, cioè le cose come mi succedono o com'è, io così riesco a scriverle, altrimenti ho Però lì delle ti aiutano anche difficoltà. perché cronologicamente la storia si prestava, no? Sì, Ci è sono perché degli snodi, dei punti in cui. sì, si prestava cronologicamente e partiva dal punto con cui io avevo iniziato a conoscerla. Quindi, paradossalmente, ecco, il lavoro che io sono cioè, un po' quadrato, anche se sono napoletano, nel senso vivo a Napoli da tanto tempo, però ho una formazione un po' diversa. Quando era elementare era a Vercelli, quindi era una cosa un po' quadrata, e quindi io non riesco ad andare a seguire le cose se non in un certo ordine, per cui sono entrato in una storia da una porta e l'ho seguita cronologicamente. Questo si è riflesso in una struttura del libro che dà l'impressione che ci sia un intreccio o qualche macchinazione fantasmagorica. Poi in realtà è proprio il modo con cui io l'ho scritto, perciò ti dicevo che temevo molto quando poi siamo andati all'editing di vedere delle cose diverse. Perché ecco, invece io non riesco a seguire quei libri che abusano di questo e che a volte, forse anche perché oggi siamo un po' tutti più disattenti, si dice sempre, però in particolare quando leggi dei libri, a volte a me capita di aver preso questa cosa di leggere più libri contemporaneamente, magari di un saggio, un saggio, un romanzo, eccetera. E quindi cioè, così è più facile perdere il filo. Dai, fammi un esempio di qualcuno che ti ha fatto perdere il filo così, abusando di questo. Non posso farlo. Non posso farlo, però ecco, era un libro per esempio che a me era piaciuto tantissimo e che secondo me nell'ordine, tra virgolette, cronologico di scoperta dei fatti era perfetto e che è stato intrecciato inutilmente. Ecco, io sono un po' più da questo punto di vista classicista, ma anche perché proprio banalmente, cioè proprio la deontologia che ci dovrebbe dire che quando abbiamo una notizia, teoricamente, tempestivamente noi dovremmo darla, non è che possiamo distillarla perché diciamo, vabbè, aspetta, infatti questa è una cosa che mi fa proprio incazzare, siamo arrivati a un punto, ecco, sono contento che siamo arrivati a questo punto, perché ora, il 12 gennaio 2022, sono usciti due libri in contemporanea sulla tragedia della Costa Concordia, ma io ne ho visti due, forse sono anche di più. Sì. Perché sono usciti il 12 gennaio 2022? Perché erano 10 anni dal naufragio della Costa Concordia. A me questa cosa fa un po' imbestialire, incazzare, nel senso che capisco che un editore da contratto possa scegliere quando far uscire un libro e approfitti della popolarità, magari di una ricorrenza. Però da un altro punto di vista, torno diciamo al giornalismo fatto invece sulla carta o comunque con tutti i mezzi, io se ho una notizia, se la voglio raccontare, la do tempestivamente, quindi non è che posso decidere di darla all'anniversario. Dico, ok, ah, quello è morto tal dei tali, era nato dopodomani, vediamola dopodomani sta notizia. Cioè non funziona così, è anche un tradire il lettore da un certo punto di vista. Quindi io penso che hai centrato bene un rischio che si corre quando cerchiamo a tutti i costi o diciamo commercialmente ci è imposto di, tra virgolette, giocare un po' con i fatti. E secondo me i fatti insomma, No, allora non giocare vogliono giochi di prestigio. anche secondo me è assolutamente imperdonabile, ovviamente. Però non sono così manicheo sull'utilizzare degli stilemi di genere, da genere fiction, per tenere attaccato il lettore. Se vuoi, può sembrare uno specchietto per le allodole, però secondo me si può fare anche in maniera molto integra, purché la storia poi fili e ti porti dove ti deve portare. C'era, credo, Stephen King che diceva che si può raccontare la storia di Pollicino in tipo
20 parole, no? Cioè il bambino si perde nel bosco, lascia le molichine, incontra l'orco, eccetera, eccetera. Però dice questa versione qui fa schifo. E allora tutta una serie invece di accorgimenti ti possono portare a seguirla e a conquistarti, a farti conquistare dalla storia. E non penso che sia un trucco, anche se lo applichiamo alla non fiction. L'importante appunto è mantenere un'integrità su quelli che sono i fatti. Non so che cosa ne pensi, Giulia, se sei manichea come Sandro, più diciamo disinvolto Possibilista. sono io. Non lo so, sì, forse anch'io sono possibilista, ma da lettrice, da persona che scrive, forse ho una visione più manichea, ma perché appunto non sento. Cioè, diciamo, è vero che scrivere. Un long form come un libro per parlare di, per esempio, questioni geopolitiche è più facile utilizzando delle figure molto vicine al lettore e quindi partire da un esempio anche molto pop per poi aprire una discussione sulle vere questioni dietro quell'elemento pop. E cioè, occupandomi di Asia, spesso mi è successo, cioè, mi è successo, diciamo, è un po' la cifra di come racconto le cose, ma per un trucchetto molto, diciamo, anche un po' infantile, per riuscire a catturare l'attenzione del lettore. È una cosa che si è evoluta, per esempio, il foglio, un tempo gli estri del foglio erano noti proprio perché si citava il leader dell'opposizione pakistana con la stessa semplicità con cui si citava il presidente degli Stati Uniti d'America e questo ovviamente, cioè, diciamo, contribuiva in parte a rendere il giornale un giornale molto d'élite. E ovviamente c'è una trasformazione poi, no? Anche nel giornalismo e nel linguaggio, cioè devi riuscire a far capire a una persona che l'incontro tra il presidente cinese e il premier giapponese è una cosa molto importante, pur essendo una cosa noiosissima anche solo da descrivere in riunione di redazione e lo fai parlando, non so, di Olimpiadi o della cravatta che si mette il premier giapponese per andare lì. Quindi la tecnica è molto semplice. Diverso è, e in questo, per esempio, la Corea del Nord è un caso giornalistico interessantissimo. Diverso è quando le bizzarrie e le cose più pop diventano l'unica cifra con cui tu racconti certi luoghi o racconti delle notizie lontane da te. Ok? Parlo della Corea del Nord perché noi per tantissimi anni abbiamo raccontato sui media mainstream, scusate la parolaccia, però diciamo al grande pubblico abbiamo raccontato la Corea del Nord come se fosse questo strano paese isolatissimo con un leader bizzarro che vietava taglio di capelli, cioè che imponeva dei tagli di capelli e ammazzava sbranato dai cani gli zii. E in realtà dietro alla costruzione di questo mito della Corea del Nord si muovevano una serie di forze che facevano anche delle cose molto vicine a noi, e parlo proprio anche del caso italiano, voglio dire, cercare di raccontare seriamente una cosa seria utilizzando degli elementi pop
funziona fino a quando non inficia, ma insomma è la stessa cosa che diceva Antonio, sulla drammatizzazione. Concentrarsi troppo su quello poi a volte rischia di diventare l'elemento pop unico del racconto degli esteri, quando in realtà le notizie su alcune questioni esisterebbero, e forse è anche compito del giornalista cercare di, no, mostrarle ed evidenziarle, anche utilizzando degli elementi, degli espedienti narrativi, un po' così, un po' più facili, soprattutto per avvicinare i lettori a delle questioni che altrimenti sarebbero respingenti. Quindi no, non sono manichea, però con dei limiti ovviamente, e si torna sempre alla questione del mestiere. Se tu sai raccontare delle cose in maniera estremamente neutra, a quel punto, conoscendo e capendo il registro linguistico e i diversi registri linguistici, puoi abbandonarti anche a usare dei trucchetti. L'inverso difficilmente funziona, cioè partire da, non so, delle cose molto superficiali e poi cercare di entrare in profondità. Sì. Sì, bisogna bilanciarsi tra le due cose, su questo sono completamente d'accordo anch'io. Siamo quasi a 45 minuti, che era un po' il termine che ci eravamo dati. Allora, siamo in una situazione di sostanzialmente di crisi continua da 20 giorni per la guerra in Ucraina. E cosa che si aggiunge a tutta una serie di una situazione di crisi precedente che conosciamo tutti bene. Volevo chiedervi due cose. La prima è se in qualche modo queste crisi contigue non rischiano di farci perdere completamente di vista quali sono, diciamo, i fatti e come raccontarli. E la seconda, se secondo voi ci sono dei fatti che in questo clima e in questa situazione non si possono raccontare perché il pubblico non vorrebbe arrivare a sentirseli dire. E quali sono quelli che invece vorreste raccontare, pur essendo in questo clima irraccontabili? Parto io dalla seconda perché, ecco, ovviamente sono delle cose un po' irraccontabili. Qualcuno giustamente ha provato a raccontarle, ma penso che non. Insomma, se anche torniamo sempre lì alla maniera di non allarmare poi chiunque, no? Che per, cioè, famoso pericolo nucleare, il bunker, se no trovi tutti che vanno a farsi la scorta di pasta e olio e salsa, e poi si chiudono in cantina o se la costruiscono dall'oggi al domani. E questo è uno. Diciamo, su cosa però, ecco, una cosa che mi sta a cuore, che mi dispiace tantissimo, è che oggi non si possano raccontare, ad esempio, delle storie di migrazione, di richieste d'asilo, di rifugiati, che siano diverse da quelle dell'attualità. Questa cosa è un po'. Ecco, non lo so, non mi suona bella né giusta. Faccio un esempio semplicissimo: un amico che ha una libreria qui a Napoli ha fatto arrivare dall'Afghanistan veramente con tanti sforzi uno scrittore giornalista afghano che, non essendo né con il regime talebano né prima, tra virgolette, impiegato con le varie ambasciate, era rimasto in una situazione di stallo pericolosissima per sé e per la sua famiglia. L'ha aiutato ad attraversare il confine, ovviamente illegalmente, del Pakistan, con tutti i pericoli che ne conseguono, e facendogli un contratto che gli pesa economicamente, gli ha garantito un contratto di lavoro in Italia, che quindi ha permesso al Ministero degli Esteri di farlo arrivare con un aereo in Italia, tutto
questo ci ha messo 2 mesi, quasi 3. È stata una trafila incredibile, cioè, ha speso di energie mentali, fisiche e anche materiali. E ovviamente questa è una storia che non si può raccontare oggi. Cioè, questa è una cosa terribile, secondo me, perché è la stessa storia vista da un altro punto di vista e su altre latitudini che stiamo raccontando da 20 giorni continuativamente, e per cui vedi tante persone che ogni giorno si impegnano, cioè gli stessi familiari, cioè chi dona di qua, chi dona di là, poi alla fine sono persone del genere che, ecco, oggi non possiamo raccontare. Questo mi dà un po' anche molto fastidio. Non so Giulia che ne pensa, e poi a Giulia volevo fare una domanda sul pop, perché ecco, ricollegata a prima. Chi ha fatto prima la prima pagina pop ucraina tra voi e il Corriere? Non ho capito se c'è stata questa cosa. Oh. No, Qual è no, la ok. pagina pop? La pop? No, perché Corriere a un certo punto ha fatto la pagina pop con la bandiera dell'Ucraina, allora ecco, non mi Ah no, ricordavo. sì. L'abbiamo fatta noi con la bandiera ucraina. Ma chi prima di dell'altro? Sono Il curioso. foglio. Facciamo Ah. pubblicità, guarda, questo nel caso ce l'ho qua. No, non l'avrei mai detto che E Però devo com'è stata dire. la reazione quando l'avete vista fatta di là? Qualche giorno dopo, con la scritta Mimmo Palladino, che insomma io sono contento. Salutiamo anche Mimmo Palladino stasera tra gli altri. No, vabbè, questa cosa che ogni tanto diciamo così, lasciamo libera interpretazione a degli artisti di farci le copertine, e credo fosse l'edizione del 25, Il giorno dopo, ma giorno perché ad dopo. esempio, volendo, ecco, so che siamo alla fine, metto un altro argomento, perché oggi si fanno poche edizioni di questo tipo, straordinarie, da collezione, quando poi gli eventi ci sono? Questa è una cosa che mi fa Sì, ancora certo. più incazzare, perché cioè sono delle copie che tu veramente puoi mettere, non perdono valore dopo quel giorno, come oggi si dice, No, no, si diceva certo. sempre incarti il pesce. Oggi queste copertine sono storiche, e perché i giornali ne fanno così poche? Questo mi... Ma io immagino che sia una questione di costi, soprattutto. Vabbè. Perché per noi sono 10 pagine, cioè aggiungere 4 pagine non è un problema, ma per, non so, immagino Corriere o Repubblica, credo che la copertina, quindi aggiungere 4 pagine, sia un costo notevole anche tipografico, cioè banalmente. E c'è l'esigenza poi di infilare un sacco di cose in prima pagina perché è una questione pubblicitaria. Cioè, se tu vedi quanto ricco è il giornale già quando è steso in edicola, immagino sia questo da giovane donna Giusto. cresciuta dentro una redazione di carta stampata. Tornando al discorso che faceva, cioè alle domande che faceva Antonio, io sono d'accordo con Sandro, cioè ci sono delle storie che abbandoniamo completamente oppure che facciamo fatica a raccontare perché sono al limite diciamo così, delle storie esemplari, no? Quindi la persona che cerca di scappare da un paese e lo fa in maniera illegale, aiutato da qualcuno che potrebbe perfino passare guai se fosse pubblicizzata la cosa, diciamo ci mette di fronte a un dilemma etico fortissimo. L'altro dilemma etico, secondo me, etico-morale o qualunque cosa vogliono dire queste due parole, cioè, viene in situazioni come quelle di guerra, appunto, noi abbiamo affrontato Afghanistan e Ucraina in veramente pochissimo tempo dal punto di vista giornalistico, e ti trovi a dire alle persone: sì, è vero, non abbiamo dimenticato l'Afghanistan, ma adesso ci stiamo concentrando su un'altra cosa, e ti senti in colpa nei confronti dei lettori che ti dicono: ah, ma adesso, cioè, non ne parliamo più, non stiamo, però, diciamo,
funziona così, cioè se tu hai un altro problema e devi raccontarlo. Tra l'altro, un'altra questione su cui riflettevo in questi giorni, io per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ovviamente mi fa un po' repulsione quel tipo di giornalismo sentimentale, per me è respingente, ma probabilmente anche e soprattutto perché faccio questo mestiere, o comunque lo riconosco subito quando è giornalismo sentimentale, no? Che non vuol dire che non mi faccia piangere, o che non sia lacrimevole anche per me, però diciamo lo riconosco tecnicamente e non mi piace. Un ricatto che ti sta facendo. È un ricatto, esatto. Però mi rendo conto che è un altro di quei sistemi in cui noi ci infiliamo proprio per uno delle cose che chiedono di più gli ucraini in questo momento è di non abbandonare a livello informativo né l'Ucraina né l'attenzione mediatica sull'Ucraina, perché rischia di diventare un nuovo Afghanistan, perché rischia che la gente a un certo punto si rompa il cazzo di questa guerra che va avanti ormai da troppo tempo, non è più un'emergenza. Sì, i migranti, le prime 2 settimane li accogliamo, gli apriamo casa, poi però che palle, no? Tutto questo, su tutto questo noi abbiamo un'enorme responsabilità, cioè noi in quanto giornalisti. E quindi mi chiedo, ma è sostenibile un modello in cui sono i giornali che continuano a mostrare, cioè quando non ci sono più notizie, perché oltre al bollettino di guerra, come si faceva durante la Seconda Guerra Mondiale o durante la guerra in Iraq, i posti bombardati e i morti, e quello che facevamo anche durante il Covid, quanti morti ci sono stati. Cioè, è sostenibile questo modello qui, che sia responsabilità dei media tenere alta l'attenzione su una situazione affinché la gente capisca? In tutti i dibattiti pubblici che ho sentito, diciamo non in talk show di medio-alto livello, che ho sentito in questi giorni, c'era grande richiesta di questa cosa qua, come mantenere alta l'attenzione. E io ho riflettuto molto su questa cosa. Qual è il metodo? Continuare a raccontare le storie tragiche di chi scappa dall'Ucraina o di chi è morto in Ucraina o di chi non ha più una vita normale in Ucraina? Forse non è completamente nostra responsabilità, forse sono altre le istituzioni democratiche che dovrebbero tenere alta l'attenzione su certe questioni, compreso l'Afghanistan, anche quando c'è una guerra in Ucraina, e il nostro compito invece è dire e raccontare anche quello che succede altrove, non per forza mantenendo alta l'attenzione su una guerra vicinissima a noi, usando la pornografia del dolore. Credo. Sì, secondo me appunto è una linea molto sottile e poi veramente va valutata caso per caso. Ed è davvero un compito emotivamente gravoso che certe volte ti pone di fronte veramente a delle scelte, delle situazioni nelle quali è impossibile trovare la scelta giusta. Noi in questo periodo stiamo lavorando, io lavoro in un programma radiofonico che va in onda su Radio 24, si chiama Nessuno che è lontano, è tratto di affari esteri. E abbiamo trattato moltissimo l'Afghanistan grazie a un bravissimo giornalista afghano che sta lì, che si chiama Morteza Pacibuk. Effettivamente lui sta continuando a proporre delle storie che in questo momento non riusciamo a prendere, perché attenzione è tutta spostata sull'Ucraina. Contemporaneamente stiamo lavorando in questo periodo con una persona in redazione che è ucraina. Propone delle storie lei,
Ieri avevamo un dilemma di questo genere, cioè c'era un messaggio che lei ci ha tradotto, arrivato via WhatsApp, una registrazione da uno dei bunker di Mariupol, la città assediata da oltre 2 settimane, nel quale descriveva delle situazioni dantesche all'interno della città. La questione è che era arrivato con un giorno di ritardo. Ieri i corridoi umanitari sono partiti lentamente, ma sono partiti. Che cosa fai? Lo trasmetti lo stesso dicendo questa è la situazione fino a 5 ore fa, vi abbiamo portato dentro davvero un girone dantesco, ma adesso stanno cominciando a evacuare. La situazione nettamente migliora, ve l'abbiamo mostrato, ve l'abbiamo fatto ascoltare solamente per attirare la vostra attenzione, oppure non lo trasmetti e racconti, accenni a quello che è successo prima, tanto l'hai raccontato in lungo e in largo, anche se non in maniera così emotiva, nei giorni precedenti, e dai conto invece dell'evacuazione che è iniziata. Alla fine abbiamo scelto quest'ultima soluzione qui perché ci sembrava veramente indugiare troppo su quello che stava succedendo. Non dico che sia una scelta giusta, dico che era una scelta in linea con il programma. Appunto, sono dilemmi molto gravosi e di volta in volta devi capire da che parte stare. Tu teoricamente dovresti schermare tutti i migranti, profughi, richiedenti asilo e tutti i minori, perché questa regola vale in Italia, vale in Ucraina, vale tutti i giornalisti italiani e TG. Questa è una grande ipocrisia, ad esempio, Certo, ma cioè, credo sì, però che se ci sia fosse una tanto da scelta riflettere. ragionata, cioè se fosse la scelta del New York Times che mette quelle foto in prima pagina scardinando un po' le regole del pudore, no? Mettendo i morti sulla prima pagina, se ne è discusso parecchio nel circoletto dei giornalisti. Perché? Perché lì è stata, cioè, è una scelta ragionata. Io ti faccio vedere che cos'è l'atrocità della guerra. Nel caso che dici tu, Sandro, credo che sia molto più, La cioè, bambina non col un fucile messaggio. Lecca-Lecca, ragazzi, è andata in prima pagina su tanti quotidiani italiani, questa cosa Sì, non è vero. penso. E si è scoperto quasi sicuramente che era una foto posata. Sì, no, Certo. ma alcuni infatti lo dicevano pure, lo scrivono anche, però non ti hanno, ce l'hanno messa così, senza alcun. Sì. Infatti io penso che, chiudendo, secondo me, da tutte queste discussioni che abbiamo fatto con l'ultima riflessione, ci sia poco, poco controllo anche tra nelle stesse redazioni e tra colleghi, cioè manca secondo me una cosa che forse in Italia non c'è mai stata, ma per esempio il giornalismo anglosassone e americano c'è, è la discussione. Cioè io porto un pensiero che è magari quello di non metterla, tu porti il pensiero che dobbiamo metterla per l'altro motivo e si discute e si arriva e si spiega poi quella decisione al lettore. Certo. Qui questa cosa e qualsiasi controllo su quello che si fa non esiste. Sì. Cioè, nessuno dice a Scanzi che non deve fare dirette perché dai, basta, hai rotto il cazzo. È assurdo questo, no? Sì. Potremmo Sì, discutere diciamo. del rapporto che ha Scanzi con i fatti, per tornare al titolo di questa Con puntata. il fatti. E secondo me, insomma, la chiave è quella lì, stiamo parlando di un altro mestiere. Sì, aggiungo solo che però l'argomento è talmente scivoloso che appunto l'organo di controllo non può che essere autogovernato, perché Certo. il controllo dall'alto, ovviamente, che invece c'è in Italia per assurdo, è quello che non solo non fa niente in caso di palesi violazioni di regole che ci siamo dati, ma è chiaramente un organo di controllo superiore che vorrebbe dirmi cosa puoi pubblicare e cosa no, e che ha una natura insomma molto più autoritaria di quello che si pensa, no? Quando su Twitter la gente chiede dov'è l'ordine dei giornalisti? E Sempre.
Cioè, vorrei dirgli, ma è bene che non ci sia l'ordine dei giornalisti, non che, no? Cioè, non esista da nessun'altra parte nel mondo, proprio perché certe scelte, vengono coordinate insieme, è una linea editoriale scelta collettivamente e non può essere imposta, perché altrimenti siamo, molto più vicini ai paesi autoritari. Esatto. Comunque io credo che queste discussioni, appunto, che ora stiamo animando, soprattutto sulla fine, con tanti dubbi e domande, però la cosa che vedo, no, che ne vogliamo parlare, perché effettivamente mancano degli spazi in cui anche tra giornalisti discuterne. Questa è una cosa, merito a minimum, però demerito a tutti, è che non si discute mai di questa roba qui, ma proprio tra di noi, cioè non c'è mai un'occasione per parlare e dirci anche delle cose, no? Beh, noi possiamo andarci a prendere una birra, però. Dunque, l'ora è finita e boh, grazie a Minimum Fax per questo primo appuntamento di Casa Minimum. Grazie a Sandro, grazie a Giulia, grazie a Modestina e Chiara che hanno organizzato e Grazie Antonio. grazie a chi ci ha ascoltato e alla prossima. Speriamo di non essere stati troppo didascalici, troppo noiosi. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.